ma è un pareggio. Potevamo far di più, secondo me, per vincere. Dovevamo far di più per vincere la partita, secondo me. È stata una bella partita da parte di tutte e due le squadre. È stato un buon Teramo. Non so se meritavamo di più. Guardo sempre il risultato del campo. Il campo ci ha dato che abbiamo pareggiato e credo che dovevamo fare qualcosa di più per portare a casa la vittoria. Pareggiare a volte è facile, vincere è un po' più complesso, quindi continuiamo, perseveriamo sul lavoro. Quando dico che dovevamo fare di più, non nella prestazione, ma vincere è sempre qualcosa di difficile e quindi quando non vinci qualcosa di più potevi fare. Adesso nelle occasioni non le ho riviste, non so, però parlo proprio a livello di creare più energia per fare qualcosa in più, ma a parte questo la squadra ha fatto una grande prestazione. Sono molto contento del secondo tempo che abbiamo fatto, anche del primo, è stata una buona partita, questo deve essere il primo passo verso la nostra rinascita, non che eravamo però a venire da due sconfitte, da un periodo, per me questo è il primo passo perché sono convinto che questa partita sia una partita che ci possa dar tanto. Adesso abbiamo due partite in casa e dovremmo fare il massimo. Oggi abbiamo fatto un'ottima partita, avevamo la squadra al completo in campo. Era una squadra che era un paio di mesi che non riuscivamo a vedere in campo e quindi il fatto di avere gente esperta in campo comunque fa la differenza in una categoria come questa. Siamo contenti, non abbiamo fatto niente, dobbiamo solamente continuare e avere equilibrio e prendere questo pareggio come il primo passo verso un periodo finale buono, ottimo, che abbiamo nelle corde per poter fare. Ripeto, abbiamo due partite in casa che dobbiamo sfruttare assolutamente, quindi siamo molto concentrati e vogliamo far bene, insomma. Questa squadra oggi ha fatto una grande prestazione e la vittoria unita a queste prestazioni può dare il là ad un nuovo periodo esaltante per il Teramo. E io ci credo fortemente, ripeto, prendiamo questo pareggio come un primo passo verso un periodo importante, perché crediamo tutti che possiamo con questa squadra fare un periodo importante e proveremo a farlo. Quando possiamo fare da qui alla fine, credo che ragioneremo così. Quando possiamo fare minutaggio, faremo minutaggio. Quando avremo necessità di non fare minutaggio, non faremo minutaggio perché comunque le partite sono partite difficili, è un girone difficile e quindi la strategia da qui alla fine è questa. Cercheremo, anche perché la nostra panchina è composta da solo giovani, solo under, quindi cercheremo di fare minutaggio quando è possibile, ma quando insomma, quando possiamo manderemo in campo la squadra che secondo me è la migliore per il momento.